Buongiorno, ciao Stefano, ciao Antonio, siamo al Panzotto di Roma e oggi, di ritorno da Catania, vi vogliamo presentare una ricetta che abbiamo mangiato giù in Sicilia che è straordinaria, la pasta alla norma, che si riallaccia alla norma di Bellini, sinonimo di cose eccezionali, perché questa pasta era considerata ed è ancora considerata una cosa eccezionale. Naturalmente, in Sicilia, ogni città ha le sue varianti. Questa che vi presentiamo noi è la norma come ce l'hanno insegnata a Catania. Se poi in qualche altra città qualcuno ci mette altri ingredienti, beh, evidentemente sarà buonissima lo stesso. Però vi assicuro che questa che facciamo noi è quella originale che fanno a Catania. E questi sono gli ingredienti. Queste sono delle bellissime melanzane che abbiamo fritto nel nostro olio extravergine d'oliva. Questa è la ricotta salata, aglio, i pomodori piccadilli che abbiamo affettato in piccoli quadratini e tanto tanto basilico. E naturalmente, come al solito, il segreto di una grande pasta è la pasta. E noi oggi faremo le mezze maniche della Benedetto Cavaliere. In una padella abbiamo messo a rosolare l'aglio nel nostro olio di extravergine d'oliva. L'aglio appena rosolato viene tolto e nell'olio così aromatizzato mettiamo i piccadilli. Già, una bella, abbondante, generosa dose di piccadilli, ai quali andremo ad aggiungere le melanzane che abbiamo provveduto a tagliare a fettine. Naturalmente aggiungeremo del sale e, seppur a malincuore, non aggiungiamo alcun peperoncino, perché nella ricetta originale il peperoncino non è previsto. Che bella la melanzana! La lasciamo andare, ma per pochi minuti, perché la melanzana è già cotta, 2-3 minuti non di più, e aggiungiamo molto 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 basilico. Rigorosamente spezzato a mano, altrimenti annerisce. E lasciamo andare il tutto per alcuni minuti. Le mezze maniche sono cotte e, lasciandoci un goccino d'acqua che ci sta sempre bene, scoliamo la pasta e andiamo a mantecare. Chef Antonio, con notevole perizia, tira fuori tutto l'amido dalla magnifica pasta della Benedetto Cavalieri. Aggiungiamo un goccino d'olio e continuiamo a mantecare. E a questo punto andiamo ad impiattare. Andiamo ad impiattare.
Panzotto di Roma, in via Trionfale 94.